Benvenuti a questa nuova edizione del luogo della strage, dell'ultima strage di migranti nel sud del nostro paese. Molte anticipazioni stanno uscendo su quello che potrebbe essere un decreto legge in misura di immigrazione che potrebbe riguardare, secondo le anticipazioni, pene più severe per gli scafisti, ma anche il potenziamento della sorveglianza marittima e dei centri per il rimpatrio. E proprio questo tema in Toscana sappiamo ha tenuto banco in maniera molto forte negli ultimi giorni, visto che il presidente della regione Toscana Giani aveva seguito posizioni più critiche rispetto alla possibilità di costruire proprio in Toscana un centro per il rimpatrio, quelle del nuovo segretario del Partito Democratico Emiliano Fossi, sollevando, diciamo così, alcuni dubbi importanti e critiche da parte soprattutto di Matteo Biffoni, che è responsabile anche di ANCI nazionale per il tema dell'immigrazione, per cui il problema va risolto sui territori e in capo ai comuni. Di questo parleremo ovviamente nelle prossime ore, vedremo quali saranno anche le reazioni alle proposte del governo, ma c'è un'altra notizia che riguarda in modo principale e da qui partiamo il nostro telegiornale, riguarda la Toscana e Firenze, perché il ministro ha deciso che il maggio fiorentino sarà effettivamente commissariato. Nei giorni scorsi c'era stato un dubbio se la nuova guida del maggio, Onofrio Cutaia, sarebbe stato sovrintendente o commissario. Cambiano abbastanza i poteri, ebbene l'ufficializzazione è arrivata questa mattina, sarà effettivamente commissario, ce ne parla Eleonora Barbieri. Il maggio musicale fiorentino sarà commissariato, lo scrive nero su bianco il Ministero della Cultura, dopo aver raccolto i pareri tecnico-giuridici di varie istituzioni e dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria e amministrativa della Fondazione Lirico-Sinfonica. Il ruolo di commissario andrà al direttore generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea, Onofrio Cutaia. Per il ministro Gennaro San Giuliano, con questa decisione viene data una svolta alla triste vicenda del maggio, che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato. A poche settimane dal mio insediamento mi sono dovuto misurare con questa situazione, che forse era già chiara nella sua precarietà prima. Mettiamo a disposizione uno dei nostri migliori direttori, uomo di comprovata esperienza in questo ambito, per ridare equilibrio finanziario e amministrativo al maggio. Ora, tra i primi atti del commissario, conclude il ministro, ci dovrà essere un accertamento. La decisione arriva dopo giorni di attesa e di tensioni tra Palazzo Vecchio e Roma per arrivare a una soluzione certa in tempi brevi, una scelta quasi obbligata alla luce dell'impossibilità di pagare gli stipendi al personale comunicata ieri. E cambiamo argomento, ci spostiamo a Piombino, dove c'è un'altra questione, quella del rigassificatore, la nave Golar Tundra che sta per arrivare in Toscana e lì attraccherà per 3 anni. Ebbene, qualche giorno fa il presidente della regione toscana, che è anche commissario, ha parlato del futuro della Golar Tundra, cioè dopo i 3 anni che starà a Piombino, che secondo anticipazioni potrebbe essere spostata nell'Adriatico e non nel Tirreno. Su questo però proprio pochi minuti fa è uscita anche una nota del Ministero dell'Ambiente che ha detto nessuna decisione è stata presa e sono in corso valutazioni per capire dove andrà la Golar Tundra dopo la permanenza in Toscana. Su questo ovviamente saranno informate e concordate insieme alle amministrazioni locali, quindi in qualche modo si rintuzza, se vogliamo, il presidente della regione Giani, che lo aveva dato come possibilità molto concreta. Resta il fatto che quella piazza, Piombino in particolare, è contraria a quell'opera, a partire dal suo sindaco Ferrari, e sabato, insieme a tanti comitati anche a livello nazionale, scenderà in piazza per continuare a dire no a un'opera che però sembra ormai avviata verso la sua realizzazione. Vediamo. È un puntino tra i tanti, la Golar Tundra, in questo momento al largo delle coste dell'India meridionale, che si muove quasi impercettibilmente verso la Toscana. È la nave rigassificatrice della Discordia che ben presto attraverserà il Mar Rosso e il canale di Suez per poi dirigersi verso Piombino. Ma mentre il suo lento viaggio prosegue tranquillo, in terra nostrana la battaglia è ancora aperta. L'ultima notizia sul caso rigassificatore l'aveva data 2 giorni fa il presidente della Toscana e commissario straordinario per l'opera, Eugenio Giani. So che SNAM sta pensando a soluzioni che dopo i 3 anni di attività nel porto di Piombino portino la piattaforma offshore sull'Adriatico. Sull'Adriatico? Sì. Ah. Ma se da una parte si lavora lacrimente per organizzare l'arrivo della nave nel porto toscano, che dovrebbe giungere entro la fine del mese, c'è un altro piano, quello amministrativo, che segue il suo percorso. Ieri il TAR del Lazio ha rinviato al 5 luglio l'udienza di merito sul ricorso del comune di Piombino contro l'ordinanza del presidente Giani che consentiva l'attracco della Golar Tundra. Un rinvio che non è piaciuto al sindaco Francesco Ferrari, che ha imputato a SNAM di non aver presentato parte della documentazione sulla sicurezza. L'azienda smentisce, assicurando che il TAR, che di fatto
fatto ha accolto l'istanza di rinvio presentata proprio da loro e dalla Regione Toscana, ha voluto prendere più tempo per decidere nel merito anche dell'autorizzazione ambientale, che ancora non c'è. Insomma, tra accuse e controaccuse, l'unica certezza è che il TAR si pronuncerà ad opera già realizzata se i tempi resteranno quelli previsti. E Gianni assicura che sarà così con l'entrata in esercizio ad aprile o al più tardi maggio. Per i detrattori dell'opera, tuttavia, la volontà di approfondire la questione da parte del Tribunale amministrativo apre spazio alla possibile bocciatura dell'opera e chiedono infatti che la nave non venga fatta entrare in porto prima del pronunciamento. Intanto, associazioni e fronte politico contrario si sono dati appuntamento questo sabato a Piombino per una manifestazione nazionale, che però non riguarderà soltanto la città, ma anche la rete adriatica del gas e delle trivelle, il rigassificatore a Porto Scuso in Sardegna e più in generale la presa di posizioni contro i combustibili fossili e in favore delle rinnovabili. Insieme ai comitati e associazioni, come detto, ci saranno anche movimenti politici, dai 5 Stelle alla sinistra radicale di Fratoianni e Bonelli, che lanciano anche la sfida alla nuova segretaria del PD Schlein. Ha sempre parlato di ambiente, ora può fare qualcosa di concreto, dicono. Dal PD, tuttavia, per ora nessun segno, mentre ha confermato la sua presenza il sindaco Francesco Ferrari di Fratelli d'Italia, in dissenso rispetto alla linea del governo Meloni, che di fatto ha confermato l'opera. Veniva citata Elly Schlein e c'è evidentemente un effetto traino dopo la sua conquista, diciamo così, del Partito Democratico alle ultime primarie, perché, pensate, in Toscana sono 680 le nuove tessere del Partito Democratico che sono state sottoscritte negli ultimi 3 giorni, dal lunedì 6 marzo, quando sono riaperte appunto le iscrizioni. Con questi numeri la Toscana si posiziona tra le prime 3 regioni per numero di nuove adesioni, insieme a Lazio e Lombardia. In Italia, in totale, da lunedì i nuovi iscritti sono 7.500. Questo è solo l'inizio, ha sottolineato in una nota il segretario regionale Emiliano Fossi. I numeri dimostrano che, nella nostra gente è scattato qualcosa. In tanti si sono riappassionati alla politica e percepiscono una nuova speranza. Siamo sulla strada giusta, dice Fossi. Intanto domenica a Roma si terrà la prima seduta della nuova Assemblea Nazionale del PD, che sarà anche trasmessa in streaming a partire dalle ore 10. Sarà anche quello il momento dell'ufficializzazione delle nuove cariche nel corso del Partito Democratico, soprattutto per il ruolo che andrà a occupare Stefano Bonaccini, sconfitto alle primarie ma che con il 47% ha evidentemente ottenuto un risultato che potrebbe consentirgli anche di ricoprire la carica di presidente del Partito Democratico. Vedremo. Cambiamo argomento, spostiamoci sulla cronaca, perché la Corte d'Appello di Firenze ha condannato a 7 anni di reclusione 2 guardie giurate in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Prato, ritenendole responsabili della morte di un 60enne. È stato così ribaltato il giudizio in primo grado, che invece aveva assolto le 2 persone. Ce ne parla Claudio Vannacci. Colpo di scena in Corte d'Appello a Firenze. I giudici di secondo grado hanno ribaltato il giudizio di assoluzione nei confronti dei 2 vigilantes accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di un 60enne deceduto nell'ottobre 2018, un anno dopo essere stato trovato ferito ai piedi di una barella all'interno del pronto soccorso di Prato. Dopo una breve camera di consiglio nel pomeriggio di ieri, i giudici hanno condannato a 7 anni di reclusione entrambe le guardie giurate, una pena che è superiore persino a quella chiesta dalla pubblica accusa. La vicenda giudiziaria, già ricca fin qui di colpi di scena, non si chiude però così, visto che le difese degli imputati hanno già annunciato l'intenzione di ricorrere in Cassazione. Il giudizio di secondo grado ha ribaltato completamente quanto deciso il rito abbreviato dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Prato, che aveva motivato l'assoluzione delle 2 guardie giurate, spiegando che la morte del 60enne avvenuto in una clinica il 12 ottobre 2018 non era conseguenza di un pestaggio, bensì di una caduta accidentale dell'uomo, che la sera del 4 ottobre 2017 fu trovato ferito accanto alla porta del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, dove si era presentato chiedendo di essere visitato. La Corte d'Appello, alla quale avevano presentato ricorso sia la Procura di Prato sia le parti civili, aveva accolto la richiesta dell'accusa di rinnovare il dibattimento, chiamando a deporre 7 testimoni, uno dei quali non sentito in primo grado. Le loro testimonianze, insieme alla rilettura delle 3 perizie e oltre a quanto detto dalla stessa vittima sentita in incidente probatorio prima che morisse, hanno evidentemente convinto i giudici a ribaltare quanto stabilito in primo grado.
Oltre 2,3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cecina, in provincia di Livorno, nei confronti di due persone che sono stati messi agli arresti domiciliari per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Pistoia riguardano indagini portate avanti tra il 2020 e il 2022 che hanno fatto emergere un vorticoso giro di fatture false che ha coinvolto decine di società cosiddette cartiere italiane ed estere. Complessivamente l'IVA e l'IRES evase ammonterebbero appunto ad oltre 2,3 milioni di euro nell'arco degli ultimi 5 anni. E cambiamo argomento, parliamo anche di sanità, lo avrete sentito, una dura presa di posizione quella dei medici dei pronto soccorso della Toscana con una lettera firmata congiuntamente da oltre 280 professionisti, il caso ovviamente che riguarda il pronto soccorso e la crisi di sistema di questo settore importantissimo della sanità arriva anche a Pistoia dove è la CGL in questo caso a porre il dito e a chiedere immediatamente la rimozione del blocco delle assunzioni, ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Sulla carenza di personale medico e infermieristico nei pronto soccorso interviene il segretario generale provinciale della CGL di Pistoia, Daniele Gioffredi, che parla di situazione grave da risolvere con tempestività perché penalizza i cittadini su un diritto fondamentale che è quello della salute. Va rimosso quel blocco assunzionale che ormai insiste da molti anni e ci vuole un intervento a parte del governo che non è avvenuto neanche tramite questa finanziaria. E poi c'è un altro tema che è quello di, che noi chiediamo da tempo come CGL, quello di eliminare il numero chiuso alla facoltà di medicina per fare in modo che ci siano più medici perché oggi diciamo, non si riesce neanche a coprire quella che è la richiesta di medici e di infermieri. E il terzo tema che è quello che diciamo, andrebbe affrontato anche nell'immediato, e c'è un decreto ministeriale 77 che dà la possibilità di aprire alle comunità territoriali, alla medicina territoriale, agli ospedali di comunità. Ecco, bisogna insistere su quel piano perché molto spesso i pronto soccorsi sono anche sovraffollati rispetto a tematiche che non riguardano direttamente diciamo, interventi a fare dal pronto soccorso. Altro tema da affrontare, secondo il segretario della CGL, è il divario salariale dei lavoratori della sanità italiana rispetto ai colleghi europei. Probabilmente gli stipendi dei medici sono i più bassi in Europa e quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe intervenire. Certo, la situazione è esplosiva e bisogna intervenire immediatamente. E peraltro di sanità parleremo anche questa sera nella puntata di Telegram, parleremo ovviamente della crisi dei pronto soccorso, parleremo però anche di importanti provvedimenti come quello dello psicologo di base e degli asili nido gratis che sono stati appunto varati nel corso delle ultime settimane in Consiglio regionale. Avremo ospiti due rappresentanti della Commissione Sanità della Regione Toscana, Andrea Vannucci del Partito Democratico, Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, appuntamento alle 20 dunque con Telegram. Su questo e altri temi, e adesso però spazio anche al turismo, questa volta ci spostiamo in una città particolare, siamo a Montemurlo in provincia di Prato, nel 2022 incrementi e record di arrivi e presenze, ma non soltanto per lavoro, ce ne parla Eleonora Barbieri. Sono numeri importanti quelli registrati nel 2022 a Montemurlo sul fronte turistico. Rispetto al 2021 gli arrivi registrano ben il 345,5% in più, pari a 3.631 unità in più, e le presenze, cioè il dato relativo al numero di notti trascorse sul territorio, il più 168,7%. Cifre che nascondono una sorpresa. Non si tratta infatti solo di clienti business, come ci si potrebbe aspettare da un territorio con un tessuto produttivo molto accentuato come quello di Montemurlo, ma anche di turisti puri a caccia di bellezze naturalistiche o di una posizione strategica rispetto alle città d'arte toscane. Quantità e qualità dunque per un settore fino a qualche anno fa pressoché inesistente e ora in forte crescita, che conta già 16 strutture per un totale di 218 posti letto, un risultato frutto di scelte urbanistiche e di promozione del territorio, ma anche di investimenti di imprenditori coraggiosi, come hanno spiegato tutti i protagonisti di questo successo in un incontro con la stampa in municipio. Su un territorio che può dare
tanto non solo all'economia locale, ma anche a un'economia nuova che è quella del turismo. Il bilancio sulla movimentazione turistica del comune di Montemurlo vede 4.682 arrivi e 10.193 presenze, con una permanenza media di 2 giorni sul territorio. Al primo posto ci sono i tedeschi, seguiti dai francesi e dagli olandesi. Tra gli italiani troviamo soprattutto lombardi, toscani, emiliani e veneti. Abbiamo visto presenze anche non solo economiche, cioè non solo presenze di imprenditori che vengono a dormire o a rimanere a mangiare, ma anche di persone che vengono in vacanza. Oggi i dati sono l'80% è turismo, 20% vengono per lavoro, e questo 80% è turismo, buona parte è straniero. Un turismo più che altro locale, della persona che la domenica e il sabato viene a mangiare da noi perché vuole stare in campagna. E la nostra fortuna è quella appunto che con pochi chilometri dalla città arriviamo praticamente in un punto, in una zona completamente fuori dal caos cittadino. È una buona notizia per gli amanti di Madame, la celebre artista che si è esibita anche recentemente a Sanremo, perché arriverà anche in Toscana con i suoi concerti a partire da quello fiorentino del 24 luglio. Vediamo. È l'artista più ascoltata degli ultimi 10 anni. In solo 4 anni ha collezionato 35 certificazioni tra platino e oro. È la più giovane vincitrice della targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone Voce, che ha vinto anche il premio Lunezia e il premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. 21 anni, ma ha debuttato a 16, dalla voce inconfondibile. Si muove tra rap e pop. Spirito libero è Madame, vero nome Francesca Calearo, che cattura il pubblico di ogni età grazie a testi davvero particolari. Il 31 marzo Madame pubblicherà il suo secondo album, L'amore, Sugar, il cui singolo Il bene nel male è stato anticipato a Sanremo, e annuncia nuove date dal vivo per quest'estate. Il suo tour toccherà anche la Toscana, il 24 luglio sarà a Firenze e il 20 agosto a Foggia dei Marmi. I pronostici attendono un sold out. Fai come ti pare. Spazio anche al teatro, perché è stata presentata la nuova stagione del Teatro Fancini di Casalguidi. Siamo in provincia di Pistoia, vediamo. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, riparte la stagione del Teatro Fancini di Casalguidi, promossa dal comune di Serravalle Pistoiese e ATP Teatri di Pistoia. 7 gli spettacoli da marzo a maggio. 3 per gli adulti, o comunque per tutti, e 4 più orientati verso il mondo della scuola e dei ragazzi, con una cifra un po' voluta, un po' frutto di una serie di circostanze e iniziative che abbiamo in programma anche altrove, che valorizza anche interpreti del territorio, della Toscana in senso lato, e ci pareva anche giusto sottolineare questo elemento. Direttore, una rassegna che parte con la commedia più antica del mondo. È più facilmente, diciamo, ispirato agli Acarnese, che è una delle opere di Aristofane meno rappresentate, ma che ha ancora molte cose da dire. Infatti è un discorso sugli Acarnesi come sottotitolo, dove si parla di guerra, di pace e di nuove possibilità di non fare la guerra. Chiaramente, essendo Aristofane un grande commediografo comico, tutto è svolto in chiave comica, come anche l'immagine sul manifesto lascia vedere. L'attenzione ai più piccoli è voluta e è stata fortemente apprezzata, tant'è che le adesioni per i 4 spettacoli per le nostre scuole, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono state tantissime, e abbiamo già dovuto richiedere una replica dei 2 spettacoli. In chiusura vi dico anche che è arrivata una nota proprio pochi minuti fa, perché Firenze, insieme ad altre città toscane, ma soprattutto il capoluogo, era candidato a ospitare, ad essere, diciamo, la città, la capitale del libro 2023 per l'Italia. Non ce l'ha fatta, invece a spuntarla è stata la città di Genova. La vice sindaca di Firenze, Alessia Bettini, si è congratulata con la città ligure, ha detto: tutti i progetti delle città finaliste erano di grandi qualità, è stata una sfida leale e di altissimo livello. Ha ringraziato anche gli uffici per la documentazione prodotta per questo riconoscimento, che se non arriva quest'anno ci auguriamo possa arrivare prossimamente. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, a più tardi.